Eccoci ad un nuovo appuntamento con la nostra rubrica dell'intervista. Questa volta un'intervista in divisa che faremo quest'oggi e parleremo della Marina Militare. La Marina Militare la conosciamo perché si identifica solitamente nell'immaginario anche di tutti noi con le navi e con il mare. Ma una moderna Marina Militare non si limita più ad operare esclusivamente sull'acqua, ma si è dotata di una componente che si chiama anfibia. Una componente multitask. Vediamo nel documento filmato dello Stato Maggiore della Marina e che ha preparato la nostra Camilla Ballarin in cosa consiste. E poi torniamo qui in studio a parlare con un ufficiale della Brigata di Marina San Marco. La Brigata San Marco è un reparto di eccellenza e di altissima specializzazione delle nostre forze armate. È in grado di svolgere sul territorio nazionale e in ambito internazionale importanti missioni che vanno dalla difesa delle installazioni e dei siti sensibili della Marina al raid anfibio, al concorso in ambito antipirateria grazie alla capacità boarding, fino al supporto combat in operazioni di forze speciali, per far fronte in maniera sempre più efficace alle dinamiche esigenze operative della Forza Armata. La componente operativa della Brigata San Marco è in grado di agire in qualunque contesto, in mare, aria e terra, ed è composta da 3 reggimenti operativi e dal gruppo mezzi da sbarco. Si tratta di comandi che nel corso degli anni hanno assunto nuove capacità addestrative, operative e nuove specializzazioni. Allora, avete visto in questo filmato della Marina Militare, avete visto navi, ma avete visto aerei, avete visto elicotteri, avete visto uomini, avete visto l'immagine di quella che vi dicevo si chiama componente anfibia della nostra Marina Militare. Oggi do il benvenuto e ringrazio un ufficiale comandante della Brigata di Marina, non comanda la brigata, arriverà a comandarla più avanti, comandante della compagnia Assalto Bafile del primo Battaglione Assalto Grado, che fa già paura solamente a dirlo, inquadrato nella Brigata di Marina San Marco, di cui abbiamo visto appunto, come vi dicevo, alcune immagini. Si tratta del tenente di vascello Ambra Francolini, che ringrazio per aver accolto il nostro invito. Ambra Francolini è la prima donna che assume il ruolo di comandante all'interno di un reparto di assalto delle forze armate italiane, perché la Brigata di Marina San Marco non è solo della Marina, ma è un corpo di eccellenza delle forze armate italiane, la cosiddetta forza da sbarco. Poi mi correggerà il comandante se sbaglio, sono quelli che nei film americani chiamiamo Navy Seals, quelli che vediamo sempre in queste missioni complicatissime, no? In un certo modo è così. Comandante, allora la prima domanda che le faccio è scontata, ma cosa ha provato quando ha avuto la notizia che avrebbe comandato un reparto di assalto, avrebbe avuto finalmente il ruolo di comandante? Un grande onore, una grande responsabilità sicuramente. È un incarico che tutti quanti noi vediamo appena arriviamo al reparto da giovani comandanti di plotone ed è un incarico ambito da tutti quanti nel nostro percorso professionale. È uno di quelli dove ancora si mantiene un contatto con l'operatività particolarmente accentuato, per cui richiede una preparazione fisica, mentale, non più soltanto di gestione del personale, ma manteniamo ancora questo contatto tattico. È sicuramente uno degli incarichi più belli che si possano svolgere all'interno del reparto. E ci si mette realmente alla prova come leader nella capacità non soltanto di gestione delle tattiche, ma anche delle problematiche del personale che possono sorgere quotidianamente, perché ovviamente ciascuno di noi poi porta il suo bagaglio personale tutti i giorni al lavoro. Certamente, quello che lei dice è molto importante, no? Perché poi il comando che lei ha, faccio un esempio, il comandante della brigata, certamente un ruolo importantissimo, di grande prestigio, no? Però il comandante della brigata sta su un livello talmente alto, no? Che
che è difficile immaginarlo al posto di un comandante della compagnia, che è il ruolo tattico, operativo, di rapporto diretto con gli uomini, no? E con le problematiche, giustamente, che questi uomini, che sono soggetti a un addestramento intensivo, molto faticoso anche, e sicuramente essendo fatti di carne ed ossa, anche loro hanno i loro momenti di fragilità. Senta, lei fa parte di un reparto che, ripeto, un'eccellenza delle forze armate, ma fanno parte quello che un po' tutti diciamo le forze speciali, no? Impropriamente, ma in realtà è così, un reparto ad altissima specializzazione. Cosa l'ha indotta ad arruolarsi proprio intanto in Marina? E penso che quella è una scelta non scontata, perché lei è di Cesena e quindi in realtà, insomma, solitamente in Marina sono tutti pugliesi, campani, no? Perché hanno questo rapporto vivo col mare. Però anche Cesena ce l'ha, ma insomma è difficile trovarli al nord, è più facilmente trovarli al sud. Quindi cosa ha indotto la scelta della Marina Militare e cosa in particolare poi quella di entrare a far parte di un corpo così impegnativo? Sì, io sono appassionata a questo lavoro, diciamo, all'ambiente militare sin da quando ero piccolina. E successivamente ho sempre pensato che il mio ruolo dovesse essere all'interno delle forze armate, diciamo. Durante l'età scolare, quindi durante le superiori, mi sono informata cercando sui siti delle forze armate quello che poteva essere un iter professionale appagante e challenging per quanto mi riguarda, volevo mettermi alla prova, no? Qualcosa che fosse stimolante, oltre che rientrare sempre nell'alveo delle attività che avrei voluto svolgere da grande. Adrenalina. E quindi ho trovato nella Marina sicuramente un ambiente particolare, poi la Marina era anche un po' oscura per quanto mi riguarda, perché comunque, come abbiamo detto, a Cesena non è famosissima, diciamo, non avevo mai visto navi grigie fino a quando non sono entrata in Marina e non sapevo esattamente tutto quello che poteva svolgere questa forza armata. Studiando mi sono documentata e ho trovato la Brigata Marina San Marco, ho trovato questi fucilieri di Marina che erano in grado di fare quelle che erano le operazioni anfibie. E studiando cos'erano le operazioni anfibie mi sono resa conto che erano le operazioni militari più complesse che si potessero svolgere, perché chiedono e hanno la necessità di lavorare in tutti i domini. Un'operazione anfibia non sarebbe tale se fosse single service, se lavorassimo solo sul mare o solo su terra o solo per aria. Quindi l'operazione anfibia richiede proprio tutti i domini, mare, terra, aria, sotto la superficie, e questo significa che tutte le componenti devono partecipare. Tutto ruota ovviamente in un'operazione anfibia in quello che è la forza da sbarco, la forza da sbarco che si identifica nei miei uomini, quelli che attualmente sono i miei fucilieri di Marina, e quindi ovviamente era la cosa più stimolante e più complessa che potessi trovare. Ho fatto il mio percorso in accademia e sono stata fortunata, sono addestrata, ho studiato e sono stata accontentata in questa scelta particolare di entrare in un ambiente che era ancora precluso a tante donne. E ho avuto l'opportunità di addestrarmi con i Marines americani, quindi a fare un'esperienza a Quantico per 7 mesi. Quindi con la parte, i corrispettivi americani che sono, diciamo, che la fanno da padroni anche nella parte dottrinale delle operazioni anfibie. E quindi, insomma, sono arrivata qui orgogliosa, fiera, con sacrifici, ma sono molto contenta. Certamente, diciamo, questo è una scelta molto impegnativa. E quello che le chiedo è scontato, perché non mi piace fare mai domande che evidenziano le differenze di genere. Se è donna, se è uomo, uno risponde meglio o risponde peggio. Però diciamo che una donna ha comunque nel suo immaginario l'idea di formarsi una famiglia, di avere dei figli, no? Di avere una maggiore anche libertà probabilmente, ma è molto lontana da un impegno operativo così intensivo come quello a cui lei ha fatto riferimento, no? Lei nel suo futuro cosa vede? Vede anche una famiglia? Io non so se lei ce l'ha, magari ce l'ha già, ma dico, lei si vede anche, diciamo, in prospettiva
anche come mamma, come moglie, oltre che ricoprire l'incarico che lei ricopre attualmente, ovviamente. E sono compatibili, sì, non lo escludo. Sono compatibili queste cose? Non escludo un domani di avere una famiglia, di diventare mamma o moglie. Sono compatibili perché ci sono altre ufficiali alla brigata e una di queste è mamma, moglie, quindi è compatibile. Chiaramente attualmente io ho degli step ben chiari di quello che voglio da me stessa, dai miei incarichi, quindi di incarichi che voglio ricoprire, di attività che voglio svolgere con i miei uomini, quindi le mie priorità sono ancora incentrate sul mio percorso lavorativo. Sono ambiziosa, quindi ho insomma degli step ben chiari davanti a me. Non escludo un domani, attualmente però sono appagata da quella che è la mia vita lavorativa e professionale, che si equilibrano. Beh, del resto lei è anche giovanissima, quindi è anche giusto che sia così. Cosa differenzia, diciamo, cosa distingue un fuciliere di marina dagli altri fucilieri delle altre forze armate? Innanzitutto il fuciliere di marina, alla domanda come ti descriveresti, risponderebbe sempre comunque adattarsi per raggiungere lo scopo. Questa sicuramente è una peculiarità, una marcia in più del personale che penso di questa grande famiglia che è la Brigata Marina San Marco, che forgia nuovi fucilieri e quindi comunque lascia un segno nella vita di ciascuno di noi e nel nostro modo di essere e di operare. Il fuciliere di marina è pronto e addestrato per garantire quelle che sono le operazioni anfibie, quindi deve avere innata una spiccata flessibilità e adattabilità a quello che è il contesto e deve essere rapido nel riadattarsi e nel rimodulare le proprie capacità, nel cambiare strada velocemente e quindi è proprio questa peculiarità, secondo me, è la possiamo definire l'antibiosity in un gergo che piace in questo momento, che li differenzia forse da altri. Come dicevo, lavorare in un contesto anfibio richiede la capacità di lavorare in tutti gli ambienti, in tutti i domini, per cui ovviamente bisogna essere pronti ad operare sul mare, quindi a bordo delle unità navali, a sbarcare ed essere proiettati su terra in scenari che possono essere ostili, potenzialmente ostili o permissivi. Possiamo trovarci in un ambiente littoral che richieda capacità anche di operare in ambienti urbani, quindi anche la capacità di gestione e di convivere con una realtà civile locale. Quindi sicuramente deve essere una persona realmente capace di adattarsi e di essere flessibile a quelli che sono i mutamenti dello scenario. Lei naturalmente immagino abbia fatto anche esperienze all'estero, in missioni all'estero, nelle missioni internazionali delle nostre forze armate, oppure no? Ancora non ho avuto questa possibilità di mettere alla prova il duro addestramento che ho svolto, ma sicuramente avremo occasione di testarci anche sul campo. Ne sono straconvinto. Senta, qual è la dote principale che deve avere un fuciliere di marina? Che sia ufficiale o no, uguale. Quale dote principale deve avere? Deve essere fisicamente preparato, psicologicamente disponibile, atleticamente anche, diciamo, addestrato. Qual è la caratteristica prevalente per essere un buon fuciliere di marina? La flessibilità, torno a dire. Essere adattabile. Nel senso che proprio tutte queste peculiarità che hai elencato rientrano tutte nella necessità di essere flessibile e quindi di riadattarsi rapidamente a quelle che sono le esigenze contingenti, che possano essere la richiesta di una preparazione fisica maggiore o piuttosto che dover riadattare uno scenario e quindi una pianificazione e quindi avere una visione più ampia. Bisogna essere sempre, secondo me, molto flessibili in questo contesto. La prontezza, diciamo, la prontezza nella reazione. Anche la prontezza e la capacità di riadattarsi. Di riadattarsi. Proprio perché nel nostro
Sì, nel nostro lavoro ci sono sempre quelle che studiamo, le injection esterne, no? Quello che può succedere in un contesto di operazioni, un evento che magari non è localizzato nella nostra zona di operazione, però ha un riflesso e un impatto anche su quelle che sono le operazioni, le nostre operazioni. Quindi bisogna sempre avere la prontezza di capire quello che sta accadendo anche attorno a noi e di riadattarsi laddove il metodo o quello che stiamo portando avanti non sia più applicabile proprio a causa di queste injection. Durante la fase addestrativa dei fucilieri e dei suoi uomini ci sono, mi pare di capire, due fasi, quella che voi chiamate fase in bianco e fase a caldo. Qual è la differenza? Ce la vuole spiegare questa differenza fra queste due fasi dell'addestramento? La fase in bianco solitamente è una fase preparatoria che non finisce mai in realtà perché in base a dove ci troviamo continuiamo sempre a lavorare in bianco, a fare quelli cosiddetti propedeutici. Per sintetizzarla e renderla molto semplice, quando ci troviamo a fare un poligono a fuoco in movimento in cui creiamo uno scenario particolare, prima lo proviamo in bianco, quindi senza sparare effettivamente, e poi lo proviamo successivamente a fuoco. Ecco, questo è riadattabile a tutte quelle che possono essere le attività, così come la discesa in fast rope viene fatto il propedeutico, quindi quello che chiamiamo in bianco dalle torri di ardimento che abbiamo qui in caserma, e poi ovviamente a caldo è laddove scendiamo realmente dall'elicottero con la tecnica del fast rope. C'è un momento dell'addestramento in cui, e qua mi riferisco anche a lei, alla sua esperienza, un momento dell'addestramento in cui uno dice non ce la faccio, non ce la farò. C'è un momento in cui c'è il dubbio di non farcela e poi lo si supera ovviamente. Ci sono sin dai primi corsi e penso che non finiscano mai. Quello che si scopre, quello che diventa poi una certezza una volta terminati i corsi, è che non si è soli, che nel momento di difficoltà che ciascuno di noi può avere, ci si gira e c'è la compagnia intera a supportarci e nessuno viene lasciato indietro, quindi a costo di dividersi lo zaino, di spartirsi i pesi. Si arriva all'obiettivo e poi entra in gioco anche l'orgoglio personale di ciascuno di noi che a costo di arrivare anche distrutto alla fine, l'obiettivo viene prima di tutto, quindi tutti quanti andiamo in quella È direzione. molto bello quello che lei dice, parla della solidarietà all'interno proprio della vostra comunità, all'interno del reparto. Questo è molto importante, non si lascia mai nessuno indietro. E cosa fa Ambra Francolini quando non è in divisa? Come passa il suo tempo libero? Attualmente, avendo assunto l'incarico ancora da poco tempo, sono molto molto concentrata ancora nel capire tante, tante dinamiche e poi 108 fucilieri sono tanti da conoscere e non, ripeto, sono un comandante a tutto tondo, quindi anche nel comprendere quelle che possono essere le esigenze delle persone, chi sta per avere un figlio, chi ha qualche problematica, chi compie gli anni, quindi è ancora, mi sto adattando a quelle che sono anche a quella che è la quotidianità in caserma, per cui mi dedico tantissimo a loro. Poi sono, come ho detto, ambiziosa, quindi mi piace anche se tenermi aggiornata a quelli che possono essere i futuri scenari, proprio perché devo essere pronta e flessibile laddove veniamo chiamati, e mi piace anche documentarmi, continuare a studiare sempre argomenti che riguardano il mio lavoro. Per adesso è così. Poi nella vita privata mi piace anche viaggiare, ho altri hobby, però adesso ancora devo capire bene il comandante di compagnia che cosa Certo, significa certo, e con tutte le sue responsabilità e certo. sfaccettature. Ma qual è il sogno nel cassetto di Ambra Francolini? Sicuramente Fare il comandante della brigata. poter Fare il comandante no, della non brigata. diciamo a lungo termine potrebbe rientrare anche quello. Nel breve termine, sicuramente quello di affrontare un teatro che permetta di mettere alla prova l'addestramento che stiamo conducendo con la compagnia, quindi
poter operare con i miei uomini in un teatro sarebbe il sogno nel breve termine. A lungo termine sono profondamente innamorata di quella che è la componente anfibia. Il mio lavoro mi piace tantissimo e ci credo tantissimo in quello che svolgiamo tutti quanti, tutta la brigata, perciò sicuramente continuare ad operare all'interno del reparto anfibio e far sì che insomma questa anfibiosità che in Italia è necessaria anche perché siamo un paese bagnato dal mare, essenzialmente per l'86%, quindi abbiamo un legame fortissimo con il mare, il litorale, prenda sempre più piede questa anfibiosità, insomma, si possa andare verso direzioni migliori. Ultima domanda, poi la lasciamo al suo lavoro che è estremamente impegnativo. Voi avete anche supportato la popolazione civile durante l'emergenza Covid, se non sbaglio, anche il suo reparto è stato impegnato in questa attività, vero? Sì, esatto. Siamo partiti con pochissimo preavviso, ci siamo riadattati a quello che non era per noi il contesto solito in cui ci trovavamo ad operare. Siamo partiti con il nostro posto medico avanzato, che nasce proprio per attività che possono durare 6 mesi per avere una logistica di aderenza laddove ci troviamo ad operare, quindi con sicuramente non le vere e proprie capacità di un ospedale, ma abbiamo riadattato a quelle che invece erano le esigenze di quel momento, quindi curare dei pazienti affetti da Covid. E nel giro di 72 ore abbiamo allestito questo ospedale da campo prima a Jesi e poi successivamente a Barletta. E il nostro personale, io compresa, abbiamo continuato ad operare. E è stato un momento particolare perché, appunto, oltre ad essere differente da quelle che sono le nostre missioni classiche, è stato combattuto veramente al fianco dei medici, infermieri, degli ospedali, quindi ci sentivamo veramente al fianco dei nostri connazionali in una battaglia particolare di cui ancora dovevamo comprendere tanto e probabilmente insomma, ci stiamo portando ancora dietro. Bene, allora noi ringraziamo il comandante Ambra Francolini, alla quale ovviamente auguriamo una brillante carriera. I segnali ci sono già, c'è tanto entusiasmo, c'è tanta professionalità e c'è tanta anche umanità, no? In quelle parole che lei ha detto quando parla del rapporto con i suoi uomini, di conoscere sempre di più le loro problematiche, e quindi questo le fa onore. Voi siete un corpo di eccellenza dell'Italia, viva la Marina, viva la Brigata di Marina San Marco.